Siamo qui al termine di Roma-Torino, finisce 12-10 per la Roma, partita subito dal Torino. Ragazzi, partita bellissima, entusiasmante, fino alla fine poteva finire in qualsiasi modo. Quel doppio gol nel finale, insomma, diciamo ci poteva anche stare, perché la partita poteva andare sia a favore che, diciamo, contro. Il risultato era apertissimo, Gambuti ancora una volta ha fatto il suo, voi avete fatto il vostro, forse un pochino di attenzione in più a difesa e poteva andare un po' meglio. Sì, no, abbiamo preso pure un sacco di pali, diverse, almeno 4 penso che mi ricordo, comunque il loro partito ha fatto una buona partita, abbiamo fatto diverse cose. No, ma io credo che sulla prestazione non ci sia nulla dire sostanzialmente, perché infatti fine comunque 12-10, infatti c'è stata una partita apertissima, una partita bellissima, quindi credo una delle migliori del torneo fino a questo momento, e questo ci fa ben sperare. Vabbè, dai, alla prossima, ciao, ti faccio fare i complimenti all'avversario. Ciao. Passiamo invece alla Roma, ragazzi, hanno 3 punti bellissimi, soffertissimi, tiratissimi e divertentissimi. La partita oggi come oggi l'abbiamo fatta bene. L'avete giocata bene, direi, però c'è da correggere qualcosa, un po' come diceva gli avversari in fase difensiva, perché avete subito un sacco stasera ci mancavano 2 persone, difensori. Mancavano proprio i difensori. Proprio i difensori, sì, mancavano. Sì. Allora, questa squadra con il blocco dei difensori è una squadra finta. E siamo a posto. E possiamo anche vincere. Ciao, ciao ragazzi.